Amici telespettatori, buonasera. Una parte di Polifemo dedicata ad una delle tante iniziative del centro commerciale Mongolfiera. Sapete che ogni giorno, meglio ancora nei weekend, la Mongolfiera diventa protagonista con una serie di iniziative che promuovono le eccellenze del territorio, una serie di iniziative che cercano di valorizzare quanto offre Taranto. E vedete, Travel Expo nei giorni appunto di sabato 29 e domenica 30 giugno, Travel Expo, la fiera del turismo, per essere aggiornati su viaggi, vacanze, gastronomia ed eventi nel mondo. Le maggiori e migliori agenzie di viaggio sono qui presenti proprio per fornire una offerta sempre più dettagliata e qualificata all'utenza. E allora, quale migliore location del centro commerciale Mongolfiera di Taranto? Devo dire, davvero, questa galleria è un open space, è davvero il corso, potremmo dire, di Taranto. E con un caldo davvero opprimente, in questo angolo di refrigerio si ha davvero modo di scoprire, quanto di ricco, quale ricchezza c'è a Taranto. Partiamo e allora con Travel Expo e ci confrontiamo con una realtà esistente a Taranto, via Oberdan, angolo via Leonida. A proposito di viaggi, turismo e crociere, siamo con Alessandro. E allora, Alessandro, intanto una domanda così che mi sovviene: spesso quando si parla con amici, conoscenti, si dice sì, ma io se devo prenotare un viaggio, se devo prenotare un aereo, se devo prenotare un albergo, una vacanza, la faccio da solo, uso il fai da me, oserei dire, no? Nel senso che non c'è bisogno di ricorrere alle agenzie. Io sinceramente su questa visione, rispetto a questa visione, sono contrario, perché sono dell'idea che ognuno sappia il proprio mestiere ed un'agenzia ovviamente può fornire un'offerta molto ma molto più qualificata del fai da te. E allora, cosa fa un'agenzia per davvero offrire il meglio al cliente che si avvicina, che ha in mente una vacanza, dice voglio andare ai Caraibi? Una cosa è smanettare col computer, certo, secondo il fai da te, e una cosa è rivolgersi a voi. Diciamo innanzitutto che oggigiorno la fetta di turisti che vuole organizzare un viaggio fai da te è ancora molto bassa. La gente ha fiducia nelle agenzie viaggio e vuole farsi curare dall'inizio alla fine il suo soggiorno all'estero, che poi sia in Italia o all'estero, in un villaggio, in un hotel, vuole essere curato dettagliatamente tutto il soggiorno da parte di un agente viaggi che dimostra la sua esperienza e anche la sua conoscenza degli hotel, dei villaggi, perché molto spesso uno va all'estero ma vuole anche la qualità, non solo il prezzo. Il prezzo lo si può trovare su internet a discapito della qualità, con tante cose, con tante pecche che non vanno. Invece in un'agenzia viaggi, dove noi ci mettiamo la faccia sempre davanti al cliente consumatore, la gente vuole il meglio e noi glielo diamo, cerchiamo di darglielo. Parliamo allora di questa iniziativa Travel Expo qui presso il centro commerciale Mongolfiera. Arriva tanta gente anche dai comuni della provincia ionica. Parliamo di questa iniziativa per davvero essere al centro dell'universo, ma al centro della provincia ionica. La vostra offerta è appetibile ed è visibile appunto per chi si avvicina. Ma noi ringraziamo innanzitutto l'Ipercop per averci dato l'opportunità di farci partecipe di questo weekend all'insegna delle agenzie viaggio. In questo weekend la partecipazione presso il centro commerciale è stata
relativamente alta, abbiamo avuto l'opportunità di far conoscere le nostre offerte, di farci conoscere ad un pubblico sempre più ampio e siamo sicuri che nei prossimi giorni questi clienti ritorneranno presso la nostra agenzia anche per vedere, per analizzare le offerte che noi abbiamo messo a disposizione o per crearne altre istantaneamente con i clienti consumatori. Beh, stiamo passeggiando lungo i viali, ecco, uso questa espressione, i corridoi del centro commerciale Mongolfiera, perché è un vialone e l'attenzione mia si è poggiata su questa realtà, Libellule Danzanti, un'attività appunto che, vedete, realizza in legno delle creazioni artistiche, sono appunto delle libellule dipinte a mano. E allora, si presenti, ci parli di lei, della sua attività. Grazie innanzitutto. Mi chiamo Eres e realizzo libellule e anche farfalle che si tengono in equilibrio sulla punta del loro musetto per via di un principio fisico che viene applicato, che si chiama spostamento del centro di massa. Tutto questo ho iniziato a crearlo con mia figlia Stella, con la quale appunto collaboro nella realizzazione, e questo nella mia vita rappresenta qualcosa di importante, perché non lo reputo solo un lavoro, ma reputo tutto questo, come dire, le ali della mia libertà. Come vi dicevo, ho iniziato a realizzare tutto questo perché con mia figlia volevamo fare un dono verso un caro amico al quale volevamo augurare di ritrovare l'equilibrio nella sua vita e al quale volevamo anche augurare tutto quello che viene rappresentato dalle libellule, quindi non solo la libertà, ma anche il coraggio, la speranza, la forza, la rinascita. È un qualcosa che sicuramente attrae i più piccoli. Però anche i più grandi, visto appunto il pregio, vedete, il valore, perché si parla di opere realizzate a mano, dipinte a mano. No, completamente realizzate a mano, infatti parto appunto dal legno, che è legno di betulla e legno di noce, e poi vengono appunto anche dipinte a mano. Ciascuna di loro risulta essere unica, come siamo noi in realtà. Non siamo diversi, ma siamo unici. Nella vita io dico ogni persona, ogni creatura, ogni essere vivente è una realtà unica ed irripetibile, come queste libellule danzanti. E passiamo ad un grosso evento organizzato, ad un altro grosso evento organizzato dal centro commerciale Mongolfiera e non solo, con altri operatori, con altri partners. Dal 1 al 16 agosto è stata lanciata un hashtag "A Taranto non abbiamo niente", in buona sostanza un concorso fotografico per promuovere le bellezze di Taranto attraverso appunto un titolo ironico, quello di dire: a Taranto non abbiamo niente, no, ora vi facciamo vedere invece le bellezze che offre Taranto. Ed è giusto, perché purtroppo Taranto vive momenti difficili, difficilissimi, sotto l'aspetto occupazionale, sotto l'aspetto ambientale, i problemi ci sono, non bisogna metterli sotto, non bisogna fare un po' come la polvere che la si nasconde sotto il tappeto, però viva Dio abbiamo tante ricchezze, abbiamo davvero tanti punti da cui ripartire, ed è nata questa idea, questa sfida provocatoria di dire hashtag a Taranto non abbiamo niente, ora vi facciamo vedere noi quello che abbiamo. E si è arrivati, io dico, a ben 1400 bellezze, perché 1400 scatti fotografici che poi hanno rappresentato appunto la base di partenza di questa iniziativa. Siamo con Giacomo Andriani, organizzatore dell'evento, e allora un successo, 1400 foto pervenute e questa sera la premiazione dei primi 10. Volevo ringraziare naturalmente tutte 1400 gli artisti, perché sono stati degli artisti creativi della Taranto che vogliamo noi. L'hashtag molto
provocatorio, però appunto, come hai detto, voleva valorizzare le tante cose belle che abbiamo a Taranto, no? Che il tarantino medio non guarda, non vede, e con questa iniziativa abbiamo voluto raccogliere e premiare i migliori 10. Ci scusiamo con gli amici da casa se sentono ovviamente dei rumori anche pesanti di sottofondo, ma siamo nel bel mentre appunto della premiazione, ed è giusto anche conoscere le partecipanti, coloro tra i partecipanti, coloro i quali appunto sono arrivati tra i primi 10 con i propri scatti fotografici. Non possiamo ovviamente intervistarli tutti, ma così a campione, per così dire, abbiamo Filomena. E allora Filomena, dici un po' della tua passione per la fotografia. Ma guarda, è nata da qualche mese, perché mio fidanzato mi ha regalato così una macchina fotografica e mi è venuta la passione, cioè non è tutta un'altra cosa. E niente, è uscito questo contest, quindi ho partecipato e mi sono trovata tra i 10 finalisti. Ecco, anche significativo, provocatorio il titolo: a Taranto non abbiamo niente, e invece facciamo vedere noi cosa ci abbiamo. Noi abbiamo tantissimo a Taranto. Valorizziamo molto l'Ilva, che è una cosa negativa, mentre abbiamo tanto da far vedere, quindi bisogna valorizzare Taranto. Nel tuo scatto fotografico, folgorata da questa passione, cosa hai immortalato? Io ho immortalato il porto di Taranto in via Garibaldi, perché era molto bello, cioè ho catturato quel momento, tutto qui dove c'erano barche. Sei un po' in ansia per l'esito finale, sai? Magari vincere. Già è tanto che sono arrivata fin qui, mi basta questo. Questa passione continuerà, proseguirà? Beh certo, come no, certo. Un'altra partecipante, ardita, stanno appunto sfilando, per così dire, i vari concorrenti, poi alla fine i primi 10, poi alla fine verrà appunto proclamato il the winner is, il vincitore assoluto. Abbiamo Ardita. Ardita, nella tua foto cosa hai rappresentato? Allora, è una foto scattata per caso, fondamentalmente è un paesaggio immortalato in Pineta Blandamura, dove appunto è rappresentata una stella marina con lo sfondo del mare della Pineta. Avviso tutti gli animalisti che la stella marina non è stata maltrattata assolutamente, anche perché io sono animalista per prima, quindi mai mi permetterei. E niente, è nata per caso la fotografia, l'ho scattata un giorno d'estate l'anno scorso addirittura, e nulla, questo. Un altro partecipante, Michele Stella, cosa hai rappresentato nella tua foto? Io ho fotografato il Ponte Girevole visto dall'alto attraverso un drone, una fotografia al tramonto, diciamo, che ha una linea prospettica creata da questo ponte che fa vedere tutto lo skyline di Taranto. Stiamo cercando di conoscere i vari concorrenti, tra cui appunto Anna Maria Basile. Parliamo un po' di questa passione, del modo in cui ti sei approcciata a questo concorso. Una bella sfida, un bel risultato, perché tra 1400 arrivare tra i primi 10, non sappiamo ancora quale sarà l'esito, però... Allora, devo essere sincera, ho partecipato un po' per fortuna, ho notato il concorso, però in realtà io la fotografia l'avevo già scattata tempo prima, quindi non l'ho scattata apposta per questo concorso. E, comunque, visto che a me piace ogni tanto immortalare posti particolari, qui in città sono andata a Circumar Piccolo a immortalare, a fare qualche scatto in quella zona, che è un posto molto particolare, diciamo trascurato tra le varie bellezze di Taranto che invece che sono più conosciute. E quindi io... Taranto purtroppo vive il dramma ambientale, vive la questione Ilva, però c'è tanto di bello. Sì, molte bellezze sono nascoste, proprio come il posto che ho scattato io. E bisogna farlo uscire fuori, bisogna investire sulle bellezze che abbiamo qua. Taranto non è solo Ilva, è mare, cucina, tramonti e quant'altro. Altra partecipante, Valentina Salvemini. Qual è la tua
opera d'arte, perché io dico sempre le fotografie sono opere d'arte, perché riflettono, esprimono innanzitutto una sensibilità, ed è arte saper rendere in pellicola, diciamo così, in digitale, qualcosa che attiene alla sfera emotiva, alla sfera dei sentimenti, all'approccio che si ha con una qualsivoglia immagine. Allora, la mia foto ritrae la nave Palinuro sotto al Castello Aragonese, quindi è un'inquadratura dal Ponte Girevole verso il castello. Il mare, la marina, le tradizioni marinaresche di Taranto, questo è il leitmotiv? Sì, infatti, di Taranto abbiamo tanto e oltre al mare abbiamo molte cose che legano sia appunto la marina, anche il castello e la storia di Taranto. Altra partecipante, Valentina Loprete, e allora parlaci di questo tuo scatto. Allora, uno scatto alla Torre dell'Orologio a Taranto Vecchia, notturno, uno scatto notturno con la luna che accompagnava questa serata un po' magica, diciamo. Indubbiamente un quadro romantico ed un legame forte con il nostro borgo antico, con la nostra città vecchia. La città vecchia che dà sempre emozioni forti quando si passeggia, c'è sempre qualche angolo da scoprire quando si va lì. Farai o hai fatto o farai qualche altro concorso? Volentieri, fatto in passato no, però avendo la passione per la fotografia sicuramente ne proverò altri. E il turno li stiamo passando in rassegna, prima del gran finale sta già partendo il countdown, potremmo dire 10, 9, 8 fino al vincitore. Ilenia Bonavoglia, cosa hai rappresentato nel tuo scatto? Cosa hai voluto dire con questo scatto? Ho rappresentato Taranto nella sua quotidianità, nella sua bellezza, nella sua storia. Ho rappresentato il mare, il Circumar Piccolo. E tutto quello che rappresenta per chi lavora per il mare e per la città di Taranto. Per lui non gli è stato possibile essere qui e in sua rappresentanza a fare le veci la madre. Allora parliamo di suo figlio. Sì, quindi niente, mio figlio di mestiere fa l'ingegnere, però c'ha l'hobby della foto e io penso che tutti questi ragazzi che fotografano Taranto e non lo fanno per professione è perché sono innamorati di Taranto. E peccato che non sono innamorati di Taranto chi ci governa. E lo so, non lo dite a me. Spero che la metta tutta questa intervista. Ma si figuri, io non ho peli sulla lingua, mai avuti. Sì. Sono stato sempre... è quella, chi ci governa, proprio tutti i sindaci nostri pensano che Taranto, non lo so, sparisce quando arriva il sindaco, Taranto sparisce. Ok, e allora signora, cosa ha rappresentato suo figlio nella foto? Mio figlio ha rappresentato le colonne doriche che stanno vicino al castello, di fronte al castello aragonese a Palazzo di Città. Sì, e comunque penso che ogni punto di Taranto sia bello e che i tarantini hanno soltanto bisogno di una guida, perché tutti amano Taranto. Beh, abbiamo partorito il vincitore, the winner is Ardita. Allora ti abbiamo ascoltato prima durante il batticuore mentre sfilavano tra virgolette i 10 finalisti. Hai vinto, il tuo stato d'animo, cosa hai vinto intanto? Beh, ho vinto un iPhone X, sono molto contenta, davvero moltissimo, e il batticuore è più forte di quello di prima chiaramente ora, e niente, ringrazio moltissimo per questa opportunità, ho scattato questa foto davvero per caso e ritrovarmi qui con questo premio che comunque non è da tutti, diciamo, e sono molto molto contenta, grazie mille. Auguri e in bocca al lupo e complimenti. Grazie mille, arrivederci. Beh, non potevamo concludere questa bellissima serata, questa iniziativa con il presentatore Giacomo, davvero hai saputo tenere alta l'attenzione e far palpitare i cuori proprio perché c'era questa escalation, prima la presentazione dei vari candidati e quindi... Così 10, 9, 8 fino alla vincitrice Ardita. Beh,
come hai vissuto questa serata e sinceramente cosa ti è parso di questa iniziativa? Ma io la serata l'ho vissuta con la solita ansia del conduttore, del presentatore, sono molto felice del risultato perché comunque 1400 persone hanno deciso di partecipare con le loro fotografie, credo che sia un'iniziativa bellissima che presumo vada adottata un po' in tutta la Puglia perché, come dice giustamente l'hashtag ironico, a Taranto non abbiamo niente, molto spesso da pugliese ho sentito in Puglia non abbiamo niente, e non c'è nulla di più ironico perché parliamo di una delle regioni più belle, addetta addirittura del National Geographic Channel, quindi motivo per cui io dico continuiamo a valorizzare il territorio attraverso queste bellissime iniziative.